come si può vedere, le belle giornate ormai sono iniziate ed è un'ottima scusa per tornare a fare un po' di movimento fisico, ma se possiamo farlo anche aiutando l'ambiente, come non evitarlo? Quindi oggi siamo qui per la Civil Week all'evento All for BAM e sicuramente la responsabile ci saprà raccontare benissimo di questo evento e di cosa BAM organizza tutto l'anno. Sì, BAM innanzitutto è la Biblioteca degli Alberi Milano, questo parco pubblico meraviglioso in Porta Nuova e noi come Fondazione Riccardo Cattella abbiamo la responsabilità di gestirlo questo parco e curarne quindi la pulizia, la manutenzione, la sicurezza, ma la cosa più bella, più stimolante è quella di creare un programma di coinvolgimento dei cittadini. Noi lo chiamiamo un programma culturale, sono circa 300 eventi all'anno, tutti gratuiti, quindi registratevi bam.milano.it durante tutto l'anno, da gennaio a dicembre, e questo in particolar modo è un evento, diciamo, di educazione civica. A noi piace unire la natura e la cultura, quindi durante un DJ set che c'è lì, dove ci sono due DJ, DJ Dea e DJ Saturnino, loro stanno facendo una DJ live set, e questo DJ live set le persone in cuffia lo sentono, sono in tutto il giro, il parco è grande, 10 ettari, quindi non li vediamo perché sono tutti distribuiti, hanno ricevuto grazie ad AMSA il materiale, quindi il guanto, il bastoncino per raccogliere, il sacchetto della pattumiera, eccetera, e ci stanno dando una mano a far sì che tutti i cittadini, quando vengono qui in un luogo pubblico, quindi ciascuno di noi, possano trovare un parco non solo pulito ma splendente. E questa è un'iniziativa che BAM ovviamente fa qui, quindi natura cultura, ma che a cui ci piacerebbe anche molto portarla in altri parchi cittadini, perché appunto la bellezza di andare in un parco e di poter godere, no? Certo. del relax e di un po' di musica, perché no? Quindi questo è solamente un piccolo momento dell'impegno che avete durante tutto l'anno per rendere Milano e i parchi di Milano veramente piacevoli, dove passarci le belle giornate non solo quando il sole splende come oggi, ma un pochino tutto l'anno. Esatto, infatti noi invitiamo anche a venire quando piove, quando c'è vento, cioè, ma noi non ci fermiamo quasi mai col nostro programma culturale. E ovviamente parliamo di lezioni di yoga, concerti di musica classica, concerti di musica rock, spettacoli teatrali, insomma è veramente ampia la scelta. Quello che noi vogliamo fare è appunto dare ai cittadini un'occasione di comunità, di connettersi, grazie magari conosce amici, conosce persone nuove, avere degli stimoli culturali, abbiamo cose anche più impegnative, mercoledì ci saranno i dialoghi per l'ambiente, sono incontri con dei importanti opinion leader a livello internazionale, aprirà il ministro Frattin, quindi insomma veramente a livello di altissima qualità, ma dove si parla in maniera molto semplice di quello che sono le azioni possibili per avere un mondo migliore, soprattutto per la lotta al cambiamento climatico. Quindi in tutto ciò, in tutto questo, diciamo, questo programma, i cittadini sono invitati a rallentare un pochino, a Milano corriamo tutti molto, non è semplice. A passare a rallentare, se vogliono ad aderire ai nostri programmi, se non vogliono semplicemente rilassarsi e passare, diciamo, un buon momento di comunità assieme. Come mai avete deciso di partecipare proprio a Civil Week quest'anno? Perché ovviamente noi siamo un parco del comune di Milano e quindi tutte le attività che in qualche modo, diciamo, favorisce il comune, da Civil Week, Music Week, Piano City eccetera, cerchiamo di parteciparvi. Ovviamente noi creiamo i nostri eventi e quindi cerchiamo, ma soprattutto perché per noi qui è veramente il tema dell'educazione civica, è molto importante. Se posso, una piccola cosa, abbiamo questi bellissimi prati fioriti. Ecco, io, diciamo, abbiamo messo un cordolino, abbiamo messo l'informazione gentile, non calpestare, ma per favore rispettate, eccetera. Non basta, c'è bisogno ancora di tanta educazione civica, c'è bisogno quindi di iniziative come quella di oggi per far sì che la gente capisca che il bene comune è un bene dove ognuno di noi deve fare la propria parte. E quindi ne organizziamo tante di queste iniziative, le passeggiate per bambini, per grandi e per adulti e per anziani. Quindi siamo pronti per tutte le età e un pochino in tutti i parchi che offre la nostra meravigliosa città. Esatto, e speriamo veramente che con questo, così facendo, siamo tutti consapevoli che la bellezza di stare in un posto e ognuno di noi fare la propria parte, una sorta di give back, sia una cosa molto importante. Grazie mille allora. E camminando per il parco abbiamo trovato chi oggi è proprio qui a fare questa fantastica attività, giusto Giuseppe? Sì, ho raggiunto qui il gruppo del BAM, proprio, diciamo, motivato da un amico che fa parte dell'organizzazione. Già un mesetto fa avevo fatto un'esperienza simile qui con loro ed era stato entusiasmante, quindi ho detto perché no, in più c'è una giornata di sole che a esatto. Milano è quasi una rarità, anche se è arrivata la primavera, quindi insomma ne approfittiamo. È solamente un piccolo modo per aiutare a rendere un parco già meraviglioso ancora più bello per tutti. Totalmente d'accordo con te. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Qui vicino al parco
oggi non c'è solamente una bella passeggiata nella natura, ma anche un evento di Croce Rossa Italiana. Che cosa avete organizzato? Allora, abbiamo due eventi nella cornice della Civil Week. Il primo è Le storie del sole e delle stelle, che è la lettura di un libro che è organizzato al ritmo delle stagioni e che prevede dopo ciascuna lettura un laboratorio didattico. E per cui qui al BAM, ospiti in questa magnifica cornice naturale, i nostri volontari si stanno occupando di intrattenere i bambini con carta crespa, colla e... creare dei magnifici fiori di carta, rigorosamente di carta. Questo perché? Perché noi abbiamo capito che dal punto di vista formativo il laboratorio didattico, far lavorare più bambini insieme, è un diciamo, si possono creare delle squadre realmente vincenti, perché i bambini più talentuosi possono coinvolgere i bambini che hanno difficoltà di apprendimento, e secondo noi questo sicuramente è premiante. Pensate che questa iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Milano, cosa in cui crediamo tantissimo, e il nostro libro è stato scelto un carattere nel nostro libro, appunto Le storie del sole e delle stelle, che aiuta la lettura anche ai bambini dislessici. Spero che questa cosa vada bene. Questa sera, se vi può interessare, ci sarà un altro webinar, Effetto Serra, Effetto Guerra, dove un diplomatico italiano parlerà di come i cambiamenti climatici, per cui tutto quello che la desertificazione del nostro pianeta, possa influire sui conflitti armati. Speriamo anche questo che possa più che altro interessare il mondo degli adulti, in modo che così Croce Rossa di Milano ha cercato di coprire un po' tutte le età della nostra comunità. Speriamo che vada bene. Grazie. Grazie mille.